Buonasera. Solo poche parole per introdurre questo ciclo, questo breve ciclo di lezioni, La verità dei vinti, che ha come cuore il Mediterraneo. Quattro date diverse, quattro momenti nella storia del Mediterraneo separati tra loro, ma che fanno parte comunque di un unico discorso. Io non mi dilungo, ma sui lavori fatti in presenza da Luigi Mascelli Migliorima, e sicuramente credo un buon quindicennio che il Mediterraneo è diventato un po' un tema centrale nei suoi studi e nelle sue ricerche. E tra l'altro, appunto, tutto questo è stato tradotto in un bel libretto che io ho trovato alla Fiera del Libro la scorsa settimana. Quindi ho approfittato per toglierlo dall'oblio. Tra l'altro il libro è relativamente recente, non sono è un anno e mezzo. E quindi la data di stasera è quella della presa di Costantinopoli, comunemente si dice, passando per altre date come quella della guerra in Algeria, per arrivare al 9 settembre del 43. Ecco, è uno sguardo che ha che ha il Mediterraneo come proprio punto di partenza, ma anche in qualche modo punto di arrivo. Non dico nient'altro, lascio la parola. Credo che sia spento, forse. Sì. Ti ringrazio. E allora grazie ad Arturo, sempre gentile nelle sue presentazioni, grazie naturalmente all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Quando ne avevamo parlato sia con Arturo, con Antonio Gargano, con Fiorenza Levigni, di un mio, per così dire, ritorno nell'istituto dopo qualche anno mio non loro mai, di disattenzione, avevo pensato che la cosa migliore da fare, poi si è sovrapposto quel ciclo anche sul Risorgimento di cui sapete, ma l'idea iniziale era di dedicare un momento compatto, 3-4 giorni, una settimana, ad un tema, qualche cosa. E io non ho saputo suggerire di meglio che riprendere un libro che aveva appunto un annetto di tempo, che è questo di cui parliamo in questi giorni, perché aveva un carattere tra l'altro anche facile da trasporre in una serie di incontri, perché appunto, come ha appena detto Arturo, è costruito in una maniera abbastanza precisa. Sono quattro storie mediterranee. Quattro storie mediterranee doveva anche essere il titolo del libro. Tuttavia l'editore, che inaugurava tra l'altro con questo mio testo una piccola collanina che dirigo e che si chiama Mosaici, giunta adesso già a 7-8 titoli, e a cui io tengo molto perché insomma mi piacciono i libri in questo momento non tanto grandi, che raccontino storie piuttosto che semplicemente fare opere di importante, naturalmente scavo di ricerca, le note eccetera, quindi libri pensati per essere letti e non solamente per essere letti dai commissari dei concorsi. Oppure quelli ci vogliono, caro Giuseppe, lo sappiamo tutti molto bene, non rinnego la categoria libri per concorsi, anzi la pratichiamo, la dobbiamo praticare, libri di ricerca eruditi, ma ogni tanto, a seconda delle circostanze della propria vita, ci si può concedere 160 pagine come sono queste, nelle quali uno cerca di mettere insieme delle cose diverse tra loro, di scrivere in un modo che non appesantisca il desiderio del lettore, e quindi queste quattro storie avevano un loro significato che ho proposto qui all'istituto, che è stato accolto e che oggi aprirei proprio con la genesi del libro e via via anche con il primo capitolo, che è quello sulla vigilia della conquista di Costantinopoli, che non è la stessa cosa della conquista di Costantinopoli. E insomma, il libro aveva un titolo, Quattro storie mediterranee, ma l'editore, inaugurando appunto questa collana, riteneva che
non so cosa ritenesse esattamente, ma pensavo che ci fosse bisogno di un titolo più forte. E devo dire che questo titolo non lo riuscivo a trovare con chiarezza. E quindi il caso voleva che in qualche modo l'idea iniziale con il suo titolo avessero un'impalcatura totale, definita. Che cosa io volevo fare lo sapevo già da prima e lo scrivevo con questa chiarezza. Avevo persino immaginato quale sarebbe stato l'epilogo del libro, nel senso che c'erano in quel momento i drammi della città di Aleppo, adesso i drammi purtroppo nel Mediterraneo si sovrappongono gli uni agli altri, si accavallano, quindi anche quello che ha appena un anno e mezzo di tempo, cioè la devastazione della città di Aleppo, può essere già un po' scolorita nella nostra memoria. Non lo era assolutamente nel momento in cui io scrivevo questo libro, per cui io proposi anche di fare un piccolo epilogo che poi si è chiamato I piccioni di Aleppo, e vedremo perché si chiama I piccioni di Aleppo, e tutto questo mi era assolutamente chiaro. Non era chiaro il titolo, e il titolo mi è venuto attraverso una strana strada. La racconto intanto perché ha un senso biografico per me molto forte, e poi perché ti fa capire come a volte, anzi sempre, dicevo prima scherzosamente, della critica molto gentile, della recensione che il professore Soverini ha voluto fare già al mio libro, che è stata pubblicata da Mediterranea 2 o 3 mesi fa, a volte, come noi sappiamo, i critici sono coloro che comprendono meglio il significato di un lavoro che l'autore stesso non ha chiaro in se stesso. E questa volta ho avuto la fortuna di essere precritico di me stesso e di rendermi conto a posteriori di quello che poi alla fine era venuto componendosi in queste 160 pagine. Io le avevo messe insieme, ed erano 4 storie mediterranee, sono 4 storie mediterranee, perché immaginavo di volere fare questa cosa, cioè di spiegare che il Mediterraneo non è un lago di pace, che non serve a nulla che questa cosa venga raccontata solamente in una maniera, per così dire, irenica, dove tutto alla fine ci incontriamo, perché non è così, perché la storia non è così, e allora o noi ci rifugiamo in una natura astratta e il Mediterraneo lo vediamo solamente perché ha un tiepido sole, dei begli scorci di panorama, della gente apparentemente amabile, salvo che poi non lo diventa quando li vediamo più da vicino, che mangiamo le stesse cose, insomma tutto quello che costruisce un alfabeto un po' semplificato, talvolta anche autorizzato da qualche storico in vena più di semplificazioni che di complessità del ragionamento storico, e che porta fatalmente a una distinzione tra la natura e la storia. Ah, che bello se il Mediterraneo fosse solo natura, peccato che c'è la storia, peccato che ci sono le guerre, gli uomini che fanno le guerre, se no saremmo tutti quanti in una specie di paradiso terrestre. Siccome da storico vedo che le cose sono un po' diverse e vedo che dalla storia non è che si esca tanto facilmente, tu puoi anche immaginarlo, poi appunto la cronaca di questi anni, nemmeno solo di questi giorni, ci spiega ripetutamente che motivi di conflitto, motivi di diversità, così come motivi di avvicinamento, il Mediterraneo non ne nasconde, proprio ne offre, ne rivela, ne presenta da tempo immemorabile. E che, come ci dicono talvolta gli psicologi o gli psicanalisti, quando dobbiamo ricostruire le nostre esistenze un po' frammentate, è bene che noi prendiamo coscienza dei conflitti e della natura dei conflitti per poterli superare. Ma se noi immaginiamo che noi non abbiamo conflitti né interiori né esteriori, il superamento dei nostri problemi personali non avverrà né oggi né mai. E così mi permetto di allargare questa idea anche a dati collettivi e storici, cioè fino a che il Mediterraneo si volesse immaginare come un mare nel quale non c'è motivo per il quale non andiamo d'accordo, ed è solo un qualche click della storia o un cattivo cono senza baffi che si nasconde da qualche parte del Mediterraneo che ci impedisce questa grande e solare accoglienza, e ci rendiamo conto che il conflitto sta nella storia del Mediterraneo, non meno, ripeto, che gli incontri, forse solo quando li abbiamo capiti fino in fondo, anche nella loro drammaticità e brutalità
in alcuni casi, quindi le mie storie sono quasi tutte momenti abbastanza brutali della storia, non sono momenti di puro e semplice conflitto, sono proprio momenti molto brutali. Tutto questo forse ci porterà ad una consapevolezza, appunto, conoscendo la violenza che noi abbiamo accumulato nella storia e che portiamo in noi, è più facile che domani un qualche piccolo passo nella direzione di rapporti pacificati possa avere, cioè la rimozione, per usare una categoria non propriamente storica, ma che qui ci sta bene, la rimozione non prepara mai nessun progresso né di noi stessi né tantomeno delle noi stessi collettivo. Questo era il quadro, per così dire, che io volevo raccontare. Quindi ho preso quattro momenti piuttosto violenti che rispondono ad alcune domande, ma di questo dirò dopo, e li ho messi insieme, li ho chiamati quattro storie mediterranee. Anche l'epilogo l'ho scritto, dopodiché a questo punto scrivo l'introduzione sempre pensando che l'editore si stia sbagliando e che alla fine il titolo sarà veramente Quattro storie mediterranee. E qui si incrocia quel dato molto intimamente biografico che mi accade di avere nell'estate del 2016, perché allora che lo stavo scrivendo, il libro poi è uscito nel 2017, e che fa quasi collimare due cose diverse, ma che naturalmente mi risuonano in una maniera strepitosa e che sono riflesse nella introduzione quando poi l'ho scritta. Nell'agosto del 2016 è venuto a mancare mio padre, uomo di 94 anni e al quale era un legato banale, si è legati come i maschi sono legati ai loro padri, come con quelle scoperte tardive che si fanno sempre, che ho avuto la fortuna di fare, perché essendo mia madre, scusatemi se io sono così apertamente biografico, ma a volte bisogna anche capire, se voi aprirete questo libro, queste pagine sono scritte, dietro c'è questo, e se c'è un vantaggio nel poter fare questa conversazione è che voi abbiate una possibilità di lettura un po' più ricca, perché l'autore che ve la racconta, questo non impedisce poi al critico di oggettivarsi lui, ma lasciate almeno che non sia l'autore a oggettivarsi, ma ad andare in questo caso in soggettiva. Un padre quindi di un'altra generazione, per voi di due generazioni fa che siete più giovani, autorevole, talvolta persino autoritario, uomo che ha condotto la famiglia con la forza ed energia con cui quelle generazioni sapevano condurre le proprie famiglie, forse dando ai propri figli l'apparenza di non interessarsi proprio dell'ultimo dettaglio di quello che però a 15 o a 20 anni sembra importantissimo, e allora vengono le madri in soccorso a mediare e i padri sono compresi come una specie di divinità lontana e anche talvolta un po' ostile. Poi succede che mia madre ci ha lasciato un po' di anni prima di papà, e quindi abbiamo avuto 7-8 anni in cui, come io dico, mio padre è riuscito a rendere, noi abbiamo capito delle cose, mio padre dall'altra parte ha capito che noi gli volevamo bene, non solo perché eravamo i figli di nostra madre, perché secondo me i padri molte volte hanno l'impressione che i figli, soprattutto maschi, intanto gli vogliono bene, ma giusto perché hanno sposato la madre, a cui invece si dedica l'affetto, per così dire, più tenace, per le figlie forse vale il contrario, non continuo qui. Questo padre che quindi io non dire scopro, ma scopro nelle sue debolezze, noi maschi non le diamo queste occasioni a nessuno, e tantomeno ai nostri figli, e tantomeno ai nostri figli maschi, quindi questi 7-8 anni in cui papà lo abbiamo visto più da vicino e da solo, dico io ma anche i miei fratelli, sono state l'occasione per parlarci in maniere a volte episodicamente, non strutturalmente, noi facevamo le tavole rotonde su, però papà sfuggiva un ricordo di giovinezza, un'incertezza, un dubbio che aveva avuto, una cosa che ricordava, lui mi ha lasciato questa cosa, ricordi e non rimpianti, e io quindi da lui mi ammaestro, tra l'altro io sono il primogenito, quindi in qualche modo tutto questo mi si restituiva con l'idea che questi appuntamenti che come dire mio padre viveva in quella sua fase della vita non mi sono ancora giunti, ma non tarderanno ad arrivare anche a me, insomma un complesso emotivo che l'agosto del 16 rende più evidente, perché sono i giorni che via via portano poi al momento del nostro congedo, in quegli stessi giorni, casualità proprio della vita,
sono giorni di agosto, io rimango a Napoli proprio per stare più vicino al papà, la mattina veniva ritrasmessa in televisione la Eneide, che era stata girata una trentina di anni fa, era già a colori, quindi 30-35 anni fa, da un regista molto bravo che mi sembra fosse Rossi, e che racconta appunto, attraverso le varie tappe, racconta l'Eneide, la storia di Enea, che io non avevo mai bene compreso, perché l'avevo studiata a scuola, l'avevo riletta ogni tanto, quindi l'Eneide, di tutte poi tra l'altro i grandi classici, rappresenta quello a noi un po' più ostile, perché racconta una storia di questo signore che va, prende, fa, costruisce Roma. Non avevo mai compreso la complessità che poi c'è nell'opera, perché dopo che l'ho vista e me la sono andata a rileggere, del rapporto con Didone, la difficoltà, questo mandato, questo compito che gli avverte come un compito obbligato di portare il suo popolo verso un destino anche per il quale egli continuamente entra in contrasto con quella che sarebbe la sua pulsione propria. Lui sarebbe rimasto con Didone, avrebbe fondato e rafforzato Cartagine, non sarebbe mai arrivato a Roma se non fosse stato che lui aveva la responsabilità di un mandato paterno. Il rapporto con Anchise è un rapporto molto più complicato di come in realtà sembra, perché il figlio se ne vorrebbe distaccare ma poi ritorna, insomma tutte dinamiche che io mi vedo tutte le mattine, perché lo trasmettevano a giorni alterni in televisione, e nell'agosto del 16, nello stesso momento in cui mi confrontavo col fatto che tra poco un padre probabilmente si sarebbe congedato dal figlio, e il figlio, che aveva sempre sentito questo rapporto, non avrebbe avuto più nemmeno la possibilità di ribellarvisi o di sottrarsi, perché a quel punto si fissava in un mandato definito dentro il quale comunque io già c'ero, non potevo più sfuggirvi, e la fine di mio padre l'avrebbe reso, per così dire, più libero apparentemente, ma più sostanziale nella sua, appunto, impossibilità di essere più modificato nella nostro reciproco rapporto. Tutto questo quindi mi spinse a cominciare la mia introduzione dalla più celebre forse delle scene dell'Eneide, che è il momento in cui Enea racconta a Didone la caduta di Troia, che era un modo, perché già io avevo l'intuito, capito dentro una sofferenza che era mia personale, che solo passati 3 anni io riesco già oggi a raccontare con chiarezza per la prima volta, avevo sentito che in queste mie 4 storie quello che si agitava soprattutto erano l'enormità delle sofferenze. Ognuna di queste storie ha una sua ragione storica e ha dei vincitori e dei vinti nel termine della ragione storica, ancor più che del risultato ottenuto. Avevano ragione i turchi a conquistare Costantinopoli, aveva ragione Napoleone ad andare in Egitto, avevano ragione gli americani e gli inglesi ad occupare Napoli, avevano persino ragione gli algerini ribelli a volere allontanare la dominazione coloniale francese. Ma tutte queste ragioni non impediscono la sofferenza, anzi in qualche misura ne sono profondamente la causa. E questa sofferenza lo storico, siccome noi facciamo razionalizzazione a posteriori, si dice, no? Largamente, noi la assumiamo, come dire, nell'inevitabile costo del processo storico. Tutto ha un prezzo nella storia, ma questo prezzo è largamente risarcito dal risultato che noi possiamo constatare. E quindi io so bene che sono educato, anche qui un piccolo mandato di origine quasi paterna, essendo lo storicismo la disciplina da storico che mi è stata offerta e che io ho accolto da Giuseppe Galasso, noi storicizziamo e comprendiamo che non siamo lì per dire com'è cattivo quello che ha fatto questo, com'è brutto quell'altro, perché sarà anche brutto, ma se il risultato è, se dovessimo contare solamente i morti, il mondo si fermerebbe, e questo, come vedete, in qualche modo ritorna
nell'idea del Mediterraneo dei conflitti e non del Mediterraneo delle paci, cioè che cosa ce ne facciamo noi? Io già mi spostavo rispetto all'idea di raccontare i conflitti per quell'altro motivo che vi ho appena detto, cominciavo a mettermi ad avere di fronte ciò che il conflitto evoca in quanto tale, cioè il conflitto significa delle sofferenze, non è solamente il conflitto, è la quantità di dolore che i conflitti generano e che noi possiamo anche immaginare che producano poi un momento più alto, diverso, non voglio dire un progresso, ma insomma che il mondo avanzi anche attraverso contraddizioni e conflitti, però quei dolori sono lì e sono quelli che Enea racconta nella notte in cui Didone, alla luce delle torce, come scrivo nelle prime righe, gli chiede di rievocare. Didone vuole una storia, Enea quella storia non l'ha mai raccontata, perché gli costa a lui che l'ha vissuta una sofferenza che lui definisce infantum. Infantum regina iubes, renovare dolore. Il verso di Virgilio dice: tu mi ordini, mi obblighi a rinnovare un dolore infandum. Quindi non un dolore terribile, non un dolore, come dire, di ingiustizia, insomma, sì, anche, ma soprattutto infandum. Infandum ha una radice nel fas, significa soprattutto, significa anche ingiusto, perché fas è però all'origine il fari, che già nel sanscrito vuol dire dire, quindi infandum è indicibile. Il dolore di Enea non è un dolore terribile, non è un dolore atroce, non è un dolore ingiusto. Poi in realtà dall'idea del fari e del fas e nefas, come voi sapete, diventano anche iniquo, giusto e ingiusto. Perché nel dire noi stabiliamo, diamo anche giustizia, cioè asseveriamo verità e falsità delle cose. Quindi la radice può anche essere poi una radice che si declina su giustizia, ma l'origine è nel dire. Quindi Enea dice a Didone: tu mi costringi a raccontare un dolore indicibile. E questa cosa lui non l'ha mai fatta, tant'è vero che, come recita Virgilio, i suoi compagni di sventura o di avventura sono sorpresi che questa volta gli abbia trovato la voglia di raccontarlo. Con una, per così dire, contraddizione che è nella cosa: se il dolore è indicibile, esso non potrebbe essere raccontato. E così lo ha inteso Enea fino a quel momento, tant'è vero che per 9 anni, dalla loro assenza da Troia, egli non l'ha ancora mai raccontato. Ma quella sera decide di raccontarlo. Decide di raccontarlo perché egli immagina che i vinti debbano vincere il pudore della loro sconfitta. La sconfitta non è indicibile solamente perché essa è una sofferenza a rinnovare gli orrori che si sono accompagnati alla sconfitta, ma è la sconfitta stessa che noi non vogliamo dire, perché abbiamo il pudore che si conserva. Naturalmente l'esempio più vicino a noi e più straordinariamente complesso è quello della Shoah, dove le vittime stesse hanno inteso quello come la manifestazione non solo della violenza altrui, ma anche della debolezza propria. E le sconfitte racchiudono sempre in un angolo della loro percezione da parte di chi le ha subite non solo lo sdegno contro chi gliele ha imposte, ma anche una fitta, una frattura di rispetto al rapporto che si ha con se stessi.
La vittoria ti rafforza, la sconfitta ti infragilisce e come tale tu non la ricordi volentieri. Questo ricordo, scusatemi, visto che oggi ha assunto una certa tonalità il nostro incontro, che mia madre spiegava bene perché tutti intorno a lei e lei stessa e mio padre con lei esitassero a parlare della Seconda Guerra Mondiale, laddove invece sulla Prima Guerra Mondiale mio nonno, che l'aveva combattuta, versava fiumi di ricordi e di cose, perché quella Seconda Guerra Mondiale, e io un po' l'ho detto proprio nel capitolo che poi toccherà invece la Napoli del 43, è l'apertura di un vaso di Pandora delle miserie umane. Non basta dire che quella è la sconfitta perché arrivano i terribili tedeschi, perché poi gli angloamericani, ma noi... Sì, noi siamo le vittime di quella stagione, ma al tempo stesso noi, troppe storie singole, non la grande storia, ci raccontano una sofferenza, appunto, un dolore di cui noi sentiamo di non potere nemmeno menare, non si può menare vanto del dolore, non si può menare vanto della sofferenza, esse comunque alludono ad una condizione minorata rispetto alla quale il protagonista preferisce sempre il silenzio. Mi viene adesso in mente una pagina che io cito spesso, quella che esce fuori dal diario di Ferrarelli, Giuseppe Ferrarelli, che è stato un patriota risorgimentale, parentato a Croce, credo fosse lo zio se ricordo bene, il quale aveva lasciato un materiale memorialistico che Croce poi pubblica negli anni 40, un diario dentro il quale lui racconta di essere stato un fervidissimo patriota, come lo era stato Giuseppe Ferrarelli, e che poi dopo l'Unità d'Italia le cose non gli erano apparse proprio esattamente andare come lui aveva immaginato, aveva peraltro sofferto qualche ingiustizia come molti militari dello disciolto esercito borbonico che non vengono valorizzati nei loro gradi, a vantaggio naturalmente di chi aveva combattuto dalla parte giusta, diciamo così per intenderci, e lui a un certo punto in questo avvio delle sue memorie diceva: però arrivato alla mia età ho deciso di scriverle, ma non le pubblicherò mai perché io ho troppo sofferto, ho troppo combattuto, troppo, come dire, la mia vita si è troppo spesa per l'unità italiana perché io oggi ne possa parlare male, e quindi io preferisco il silenzio. Quindi le sue sofferenze, la sua esperienza biografica, che pure sentiva in quel momento di volere restituire ad una pagina scritta, quindi non solo mantenerla nella propria privatissima ricordo, tuttavia lasciava che questa pagina non venisse conosciuta dai suoi contemporanei, la destinava poi a momenti completamente diversi, perché in nulla quella sua sofferenza doveva diventare l'occasione per poter stabilire appunto elementi negativi di giudizio su quello che comunque considerava la grande impresa, la grande stagione della sua vita, comunque la causa per la quale egli aveva vissuto, sofferto, e se poi lo aveva deluso aveva pagato un ulteriore prezzo di sofferenza, ma ne rimaneva intatto il senso. Quindi il libro, scrivendo queste quattro paginette introduttive, ha trovato il suo titolo. Quando, passato agosto, ripresi settembre, l'editore mi chiese come io volevo intitolare questo libro, io a quel punto decisi di chiamarlo Le verità dei vinti. Le verità dei vinti non sono, e quindi bisogna che lo ricordi anche a voi, l'ho spiegato in alcune presentazioni, le verità dei vinti non hanno nulla a che vedere con l'attuale stagione di revisionismi storiografici, proprio nulla, anzi, se c'è un equivoco che si può generare, è bene che l'autore lo spieghi. Non significa in nulla che allora si provi a riscrivere la storia in un'altra maniera, che i Borboni diventino improvvisamente autori di primati singolari, che Cristoforo Colombo sia un gaglioffo e non lo scopritore coraggioso di un mondo che non sapeva nemmeno che esisteva, e via discorrendo. La storia, per lo storico, e vi invito anche a voi, la storia è la storia.
diceva sempre il professor Galasso, la storia ha una dimensione tragica, non è una commedia. Se proprio noi cominciamo a buttare giù le statue di Colombo, se cominciamo a dire che la Napoli Portici era l'antesignana di una cosa che non c'è mai stata, noi facciamo della commedia e della brutta commedia. La tragedia, che poi anche nelle nostre esistenze, è la storia. La storia non consente risistemazioni, consente riconsiderazioni, ma non consente ritorni indietro. Ciò che è accaduto è accaduto. Ciò che si è perso, si è perso. Ciò che si è eventualmente guadagnato, che comunque è cambiato, è cambiato. E da lì, da questi bilanci senza rimedio, che parte la nostra capacità di stare nel presente e di sopportare sulle nostre stesse vite, in prospettiva, ciò che... Quindi noi cambiamo nella constatazione della irrimediabilità di ciò che è accaduto, non nell'idea di poterlo modificare. Come diceva sempre Giuseppe Galasso, noi possiamo modificare il presente, possiamo modificare il futuro, ma il passato non lo possiamo modificare. E come tale quindi lo dobbiamo accettare. E dentro questa accettazione però è vero che residua una qualche cosa che grida e non trova possibilità di ascolto, cioè i vinti, le sofferenze dei vinti. Quelle purtroppo sono lacrime che noi non potremo asciugare, come non possiamo asciugare le lacrime, possiamo provare a non provocarne altre noi oggi. Le distruzioni, possiamo cercare di riprendere qualche frammento del passato perché esso non scompaia del tutto, ma oggi. Ma non possiamo certamente rimettere in piedi tutto quello che il tempo ha distrutto. Tutte le vite che si sono fermate, che altri hanno fermato. Questa è la storia. Ed è solamente se noi ci poniamo a questa altezza di tragicità morale che possiamo poi diventare uomini e donne del presente. Altrimenti ci balocchiamo, facciamo piccole operazioni, ripeto, scivoliamo nella commedia e io mai da storico vorrei provare a scivolare nella commedia, ne consiglierei a voi e a me stesso di farlo da uomini e donne del nostro presente. Questo è le verità. A questo punto questa era diventata le verità dei vinti. Era diventato le stesse pagine, prendevano un altro senso e un'altra forma, non era più un racconto sul Mediterraneo in generale, su alcuni momenti del suo essere luogo di conflitti piuttosto che di pace, ma diventa una riflessione su quattro momenti in cui è irriducibile, per così dire, kantianamente una contraddizione antinomica, non ha una sintesi. Quello che accade non è la sintesi, è semplicemente l'antinomia del dato. E però essa si impone perché si impone, lasciando dietro però tutto lo strascico della contraddizione che essa si porta dentro di sé. Però io questa cosa non è che l'ho dovuta riscrivere, io in realtà avevo fatto questa cosa in una luce e invece questa cosa poteva a questo punto essere letta in un altro modo, con le domande che più o meno io avevo già dato a ciascuna delle quattro giornate, perché come diceva Arturo Martorelli sono quattro giornate che possono essere talvolta una notte, talvolta una sera, un'alba, un pieno mezzogiorno, per cui ogni capitolo ha la data della giornata, il luogo e anche il momento, diciamo, della giornata che lo caratterizza. E quindi il primo capitolo si chiama L'ultima notte di Costantinopoli. La data non è il 29 maggio del 1453, ma è il 28 maggio del 1453. Ed è forse la domanda che, da cui parte questo capitolo e parte tutto il libro, forse era la prima domanda che io mi ero fatto e che era il frutto di diversi anni di didattica nel mio insegnamento di storia del Mediterraneo. A un certo punto della mia vita, io che studio soprattutto Napoleone, Metternich, quindi dei vincitori, no? Ma anche loro vinti, perché a un certo punto tutti, se vinciamo perdiamo, e se perdiamo vinciamo.
Ma a un certo punto mi sono dedicato a studi di storia del Mediterraneo e, trascurato prima di dirlo, il Mediterraneo a quel punto diventava un eccellente contenitore di queste sofferenze, perché se tutti i luoghi della Terra lo consentono, ma certamente il Mediterraneo ha nicchie di dolore o strutturazioni proprio robuste e secolari di dolore che consentivano di farne lo scenario generale di un racconto sulla sconfitta e sui dolori che dentro la sconfitta si mantengono irrimediabili. E quindi mi era capitato nel corso delle mie didattiche. Posso prendere un po' d'acqua? Naturalmente voi interrompetemi se tutto questo fluire non vi è chiaro, perché capite che l'operazione di riraccontarsi attraverso un libro non è delle più semplici, anche sul piano della capacità di essere chiari nella esposizione. Dicevo quindi che tutti gli anni la mia storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo partiva all'incirca, quasi sempre da un quadro generale delle condizioni del Mediterraneo del XV secolo, del Quattrocento e le trasformazioni che si determinano e rispetto alle quali poi si sviluppa il bisogno di, come dirà Colombo, boscare il Levante yendo por il Poniente, cioè di superare le condizioni che si sono verificate nel bacino mediterraneo e che lo rendono diverso da quello che era stato per 1500 anni, 2000 anni, cioè un grande luogo nel quale si circolava con una sufficiente libertà, si commerciava con una sufficiente libertà e facilità e soprattutto era il punto di smistamento tra l'allora mondo conosciuto e gli altri mondi conosciuti dell'orbe antico, l'Asia, una parte dell'Africa, l'India, insomma, concluso in se stesso per un verso il Mediterraneo e dall'altra parte invece aperto a tutte le possibilità di smistamenti, di traffici in una direzione, diciamo, occidente, che naturalmente si fermava alle colonne d'Ercole, e oriente che si estendeva più o meno precisamente molto lontano nello spazio, sia in direzione dell'Africa che in direzione dell'Asia. Questa condizione cambia totalmente per effetto appunto dell'avanzata ottomana e trova il suo punto di snodo, per così, di conclusione, peraltro conclusione provvisoria, perché poi l'espansione ottomana continua, ma insomma il momento più evidente, più forte, quando ormai però il mondo ottomano ha già largamente conquistato quasi tutto, è l'assedio di Costantinopoli e la conquista di Costantinopoli nel 29 giugno del 1453, Costantinopoli che era rimasta appunto solo la città, non più di quella, perché tutto intorno era già stato tutto conquistato dall'avanzata turca, era rimasto questa capitale, però capitale di un impero antichissimo, perché a nostra volta talvolta dimentichiamo che il mondo classico non si esaurisce e non finisce con la famosa caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C., ma prosegue per altri mille anni, che sono in alcuni momenti illustrissimi e importantissimi, che sono i mille anni dell'impero romano d'Oriente o impero bizantino, che appunto finisce formalmente solamente il 29 maggio 1453, rompendo, per così, chiudendo lì sì in maniera definitiva l'esperimento, diciamo l'esperienza del mondo classico poi trasformatosi e rimodificato. Raccontando tutto questo nelle lezioni iniziali per dare un quadro generale di che cosa poi sia il Mediterraneo dell'età moderna, diviso tra l'espansione ottomana, le resistenze spagnole e le trasformazioni successive, a un certo punto mi era venuto, e quindi raccontavo di questo assedio di Costantinopoli, una volta mi era venuta una domanda che avevo restituito ai miei giovani allievi, non ricevendone, ma non è che né io né loro potessimo avere risposte, cioè come gli abitanti di Costantinopoli avevano dormito la notte del 28 maggio 1453. Il mio libro si apre su questa domanda. Come dormirono, se dormirono? Cosa sognarono, se sognarono, gli abitanti di Costantinopoli nella notte del 28 maggio 1453? Era una domanda che mi si è venuta formando negli anni e che qui più o meno trovano qualche racconto, però vorrei restituirvela. Il 28 maggio, la notte tra il 28 e il 29 maggio, gli abitanti di Costantinopoli, che sono parecchi allora ancora, sono decine di migliaia,
La città è tutta in piedi, in quel momento, tranne un po' di buchi nelle mura, la città è perfettamente intatta. Però è ormai sicuro, perché tutto quello che è accaduto lo rende sicuro, compresi ormai delle lacerazioni del famoso triplo giro delle mura di Costantinopoli, che l'avevano resa inattaccabile e avevano impedito ad altri assedi di riuscire ad ottenere il risultato che quella sera è assolutamente certo. Cioè, è certo di notte non si assale, ma è certo andando a dormire che la mattina dopo, non appena il sole sorgerà, Costantinopoli verrà presa dai quasi 200.000 soldati turchi che sono da almeno 2 mesi intorno alla città. Hanno bombardato, hanno fatto, lo racconteremo meglio, è sicuro. Quindi tu vai a dormire, se vai a dormire, sapendo che appena il sole alza, tra 5, 6 ore, 3 ore, possiamo guardare, talvolta noi guardiamo la sveglia quando dobbiamo svegliarci, abbiamo un appuntamento, ecco, dormirono. Come si dorme così? Come si dorme se si dorme? Sapendo che la mattina dopo tu stesso probabilmente verrai ucciso, ma anche se non verrai ucciso, quasi peggio, assisterai alla devastazione totale di tutto quello che in quel momento è ancora intatto, perché quello che mi ha sempre colpito è la natura, per così dire, intatta della cosa. In quel momento il tuo letto è il tuo letto, non è un letto di fortuna, è il tuo letto, quello che tu hai usato normalmente nel corso della tua vita, e forse i tuoi ami prima. La tua casa è la tua casa, è ancora quella, le cose stanno tutte in loro ordine, al loro posto, i tuoi figli sono lì, tua moglie è accanto a te, tuo marito è accanto a te. Se ti affacci fuori, vedi la città come l'hai sempre vista, come te l'hanno raccontata coloro i quali sono venuti prima, come tu immaginavi che avrebbero visto poi i tuoi figli. Ma tutto questo, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 ore, non esisterà più. Come si regge una notte di questo genere? Che si fa? Si sta svegli per godersi anche l'ultimo frammento di questa condizione sospesa e destinata a svanire? Ci si addormenta in un sonno profondo per cercare di non vedere? Quasi ci si augura che arrivi presto l'alba, così almeno ci scioglie da questa angoscia che è quasi peggio di quello che sta per accadere? Parli come se nulla accada per esorcizzarlo, parli solo di questo per esorcizzarlo. Immagini che forse accada all'ultimo momento qualcosa e quindi che è vero che tutto è sicuro, però fino a che non è accaduto, non è accaduto. I segni celesti. Io mi sono domandato questo. E ho cominciato da qui il racconto delle verità dei venti, e in particolare di questa condizione, perché anche questa è una condizione di dolore, anzi, uno dei dolori che io posso immaginare, un'angoscia insopportabile, poi abbiamo scarsissima idea di che cosa sia stato da questo punto di vista la vita degli abitanti di Costantinopoli in quella notte. Però quella notte è esistita e loro sono esistiti, quindi questa cosa, ecco, quelle anime hanno sofferto, quei corpi si sono, come dire, consumati in quelle 6-7 ore, quel letto nel quale trovavano riposo, che riposo gli poteva offrire? Cosa gli restituiva? L'ultima quiete possibile, l'insopportabilità di una condizione passiva che non può far nulla contro quello che sta per accadere? Prego. In questa analisi di capire Costantinopoli cosa stava pensando in quella notte, lei ha ammesso cosa stava pensando anche l'esercito di 200.000. Certo. Nella sua verità i vinti stavano sia a Costantinopoli che fuori. I vinti in quel momento stavano a Costantinopoli. Poi, come si sviluppa il capitolo, vedrà che il vincitore comincia appena vinto, comincia ad avere dei dubbi su quello che lui stesso è, non nemmeno su quello che ha fatto, ma su quello che lui è. La mia domanda è: a un dualismo tra due, tra quelli di Costantinopoli e l'altro esercito,
l'altro esercito, compreso te. L'altro esercito in quel momento, ed è una delle cose che angoscia, sta battendo tamburi, come raccontano le cronache, e stanno gridando, facendo allegri gridi di guerra perché stanno preparando la vittoria. Quindi sono tutti profondamente motivati, almeno così raccontano le cronache, all'idea che domani mattina loro occuperanno una città piena di simbolismi e quelli un po' guardati, e che le voglio allora ricordare, lo dico perché se lei prende per esempio questo scrittore turco, dopo che lei ha guardato a lungo quale verità poteva essere? Vediamo se io... Per comprendere ambedue le verità ci sono due modi per farlo. No, mi scusi. Non è possibile, non è accaduto, non è questo quello che è accaduto. Vediamo se nel modo in cui io ho ricostruito questa vicenda lei comprende se e in quale misura io mi sono avvicinato a quello che lei ha detto, perché tutto il libro è costruito poi alla fine, ma me ne sono accorto dopo, effettivamente con un continuo rovesciamento delle posizioni. I vincitori sono dei vinti e i vinti racchiudono una verità che è superiore alla vittoria e quindi in qualche modo si comprendono reciprocamente, tuttavia passando attraverso un processo drammaticamente esclusivo. Pensi, mi scusi, così uso un attimo una citazione del libro e poi però riprendo il filo. Per dire che cosa legge, ma che cosa pensavano gli altri. Allora, noi abbiamo molte cronache, sia di parte greco-cristiana, di cattolici, perché è uno degli avvenimenti su cui si è più scritto all'epoca, perché è un avvenimento che scompagina completamente le mappe di tante cose, comprese quelle dei cristiani, che spiegano che la loro sconfitta è dovuta a loro stessi ancora prima che alla forza dell'avversario. Ci ritornerò. Ma giusto per darle un'idea della bellezza anche con la quale uno scrittore invece di parte ottomana rievoca la notte prima
della conquista, quindi la notte del 28 maggio, lui dice, la notte del mercoledì, si chiama Thurston Beck, questo storico cronachista, quando l'ombra dei capelli arruffati della notte, pensi com'è bella perché è un'immagine che viene da quella cultura, quando l'ombra dei capelli arruffati della notte, simile al volto di una schiava greca, scese sul giorno, subito i guerrieri della fede trascinarono, che sono naturalmente gli islamici, trascinarono con le loro braccia i ripari mobili e le bandiere preannunciatrici della vittoria sull'orlo del fossato. E poi così, al mattino, dopo che i soldati del giorno avevano irrorato di sangue le lande dell'aurora, immagini che scrittura straordinaria, per contendere la torre celeste nel castello al negro emiro della notte che l'aveva occupata, questa è la notte raccontata così, il padiscià vittorioso, salito sul cavallo del trionfo, giunto sulla fortezza, fece battere i falchi della vittoria. Questo è il sentimento che un poeta come Thurston Beck attribuisce a quello che per l'altra parte invece rappresenta l'inizio di una indicibile brutalità. Per lui invece è colorato, la notte ha i capelli arruffati, l'aurora sorge quasi mescolando il suo colore al colore del sangue, quindi questa brutalità in realtà non è vista, ma è vista come un lieto avvicinarsi ad un momento e un appuntamento. Quindi i controcanti reciproci sono da questo punto di vista interessantissimi e partono, riprendo un attimo se lei permette per arrivare poi, l'ultimo punto lo avremo per comprenderci, nel momento in cui Maometto II sarà arrivato dentro la Basilica di Santa Sofia e avremo un attimo di passaggio. Questo assedio aveva avuto varie annunci, io adesso dicevo di questo momento intatto, ma questo momento intatto era stato preceduto, lo raccontano, io ho lavorato naturalmente sulle fonti edite che sono coeve, aveva avuto una serie di premonizioni, voglio dire, intanto i presagi celesti, sia da una parte che dall'altra vengono interpretate tutta una serie di segni della natura, della luna che a un certo punto si fa di tre corni, si oscura e sembrano vedersi solo tre corni, insomma lo leggerete, poi i presagi che segnano indicare il fatto che ci fosse un imperatore di nome Costantino e che secondo alcune profezie la città sarebbe caduta solo quando avesse avuto, di cui parlo poi sotto l'autorità di un grande medievista come il professore Perte, quindi mi scuserà questa intrusione di poche pagine in domini ben più complicati, insomma tutta una serie di letture e di presagi che avevano intimorito la popolazione di Costantinopoli. Una di queste era che un angelo sarebbe sceso all'ultimo momento sopra la chiesa di Santa Sofia. Santa Sofia naturalmente era la basilica che era stata costruita dalla madre di Costantino, rappresentava il punto più forte in quel momento della cristianità ortodossa e probabilmente anche più vasta. E questo spiega perché alla fine tanti abitanti di Costantinopoli si buttino dentro la chiesa di Santa Sofia e verranno massacrati praticamente con laghi di sangue che pure i cronisti dell'una o dell'altra parte raccontano, perché una delle profezie dice che la chiesa a un certo punto avrebbe visto arrivare un angelo e tutto quello che stava per succedere sarebbe d'improvviso stato azzerato. A questi segni poi si erano aggiunte le cose più concrete, che erano da un lato la conduzione banalmente militare di questo assedio, che aveva rivelato nel Maometto e nei suoi condottieri una grande qualità militare. L'assedio era già stato tentato in altre occasioni, ma mai con quella preparazione, quell'accanimento proprio anche biografico. Maometto vuole conquistare Costantinopoli, in fondo non è che gli serva molto più di tanto, ripeto, è solo il giro delle mura, ormai sono i famosi 20 chilometri del giro delle mura della città, che non sono pochi 20 chilometri, vuol dire che la città era molto grande. Gli stessi ottomani, infatti, poi quando cambieranno il nome,
useranno un etimo greco. Istanbul vuol dire eis ten polin, verso la città, usando quindi polin, l'accusativo di polis, nello stesso modo in cui noi usiamo urbs per Roma, è la città per eccellenza, non ci sono altre città. Costantinopoli, agli occhi degli ottomani, rappresenta la conquista della città, così come per altri Roma era stata l'urbs. Quindi l'aveva voluta e ha organizzato tutta una serie di cose, che la costruzione del Rumelicisar, cioè la fortezza sul Bosforo, che è poco lontana da Costantinopoli, che viene già edificata nell'autunno precedente, tra l'autunno e il dicembre del 452, e che blocca quindi dalla parte, come dire, del Mar Nero qualsiasi possibilità di rapporti con chiunque, e insomma si era costruita, e poi soprattutto 150.000 soldati che già ai primi di aprile si presentano davanti a Costantinopoli, armati di tecniche di assedio che sono totalmente nuove. Le macchine da guerra che gli abitanti di Costantinopoli vedono dai primi di aprile per arrivare poi al 29 maggio sono macchine che non si erano mai viste prima e contro le quali poco possono le tradizionali tecniche, poco, insomma, dai primi di aprile fino al 29 maggio sono 2 mesi quasi, ma sono 2 mesi in cui è solo per verificare la impossibilità di sopravvivere questa volta all'assedio. Vuoi per i presagi, vuoi per la concretezza delle forze militari che hanno apparecchiature di assedio totalmente nuove, che per esempio tengono lontane le torri, le tengono lontane dalle mura e che quindi impediscono in qualche modo la classica tecnica dell'assediato, che se tu gli addossi una torre, diciamo, per salire, o delle scale vicino al muro, hanno una possibilità di distruggerti. In questo modo invece questi macchinari da guerra sono molto ben protetti, quindi gli arcieri possono poco contro di loro e soprattutto si mantengono a distanza, perché gettano semmai dei ponti, dei pontili sul rio, ma non si riescono mai a distruggere. Quindi un apparato di terra che poi alla fine diventa anche un apparato di mare. È uno dei momenti più strepitosi, per così dire, di questi 2 mesi di assedio, è la storia delle navi. La difesa, diciamo, del Corno d'Oro, voi ricordate più o meno che Istanbul è fatta non solo lungo il Bosforo, ma è a sua volta una piccola, come dire, un corno, cioè una piccola penisola, la parte che si infila di più, diciamo, verso il cuore della città è il cosiddetto Corno d'Oro, che parte all'altezza grosso modo del ponte di Galata, eccetera, e soprattutto su di esso si affaccia il Topkapi attuale, ma si affacciava soprattutto il vecchio palazzo imperiale bizantino. Questo Corno d'Oro, dentro il quale viene chiuso da una grande catena. I bizantini riescono a buttare lungo il Corno d'Oro, dalla parte di Costantinopoli verso Pera, che è il sobborgo genovese, perché è tenuto dai genovesi, è una colonia genovese, una lunga catena che impedisce alle navi ottomane di arrivare in città. E questo per molto tempo rappresenta una garanzia forte, cioè l'assedio ha un punto, per così dire, di non copertura proprio via mare. Naturalmente non è sempre facile arrivare o uscire, e dall'ottobre-novembre del 452, cioè da quando il nostro Maometto II si è impadronito, ha costruito proprio la fortezza di Rumelicisar, il problema è sempre quello: come fare uscire qualche nave che mandi appelli di soccorso verso l'Occidente, verso la cristianità d'Occidente, e riuscire a far entrare nel Corno d'Oro le navi che eventualmente giungessero in soccorso, o semplicemente, come capita per 2 o 3 navi, che di cui poi noi abbiamo la cronaca perché sono gli stessi magnai che raccontano, riescono in maniera avventurosa ancora 2 o 3 navi genovesi ad entrare nel Corno d'Oro, cioè nella zona d'acqua,
e perché bisogna abbassare e rialzare la catena, evitando che ci si butti dentro la flotta ottomana che sta tutta al largo del Mar di Marmara. Questa cosa alla metà di aprile è bypassata in una maniera sconvolgente. Fanno arrivare degli ingegneri, delle persone, e le navi, la flotta turca che sta fuori del Mar di Marmara, che non può entrare nel Corno d'Oro, viene tirata su dei rulli che vengono raccontati, unti di grasso per facilitare il passaggio, e attraverso questo sistema di trascinamento per rulli salgono sulla collina di Pera e scendono dall'altra parte e finiscono quindi dentro il Corno d'Oro con la catena che è ancora chiusa dall'altra parte, e distruggono le navi che sono alla rada, navi cristiane che sono alla rada nel Corno d'Oro. Quando questo succede il 17-18 di aprile, si ha la sicurezza che a quel punto, tra l'assedio con quelle caratteristiche e dall'altra parte la distruzione di quel poco di naviglio che almeno poteva immaginare di dare un soccorso ultimo fuggendo dalla città, è impossibile. Soprattutto a quel punto c'è la possibilità di bombardare la città anche dal mare, perché dal mare ormai non ci sono più le navi cristiane, ma ci sono le navi ottomane che con questa impresa gigantesca e strepitosa hanno salito la collina, sono state trascinate a mano con dei buoi e sono ridiscese poi dentro il canale. Una cosa che racconta un po' quel film di Herzog Fitzcarraldo per la costruzione in Amazzonia, esattamente. Da questo naturalmente traete anche la considerazione che in quel momento l'esercito ottomano è l'esercito più importante e più forte dell'intero mondo conosciuto, almeno quello conosciuto da noi, e tale rimarrà almeno fino all'assedio di Vienna nel 1682 e ai primi del 700, cioè l'impero, la flotta ottomana e soprattutto l'esercito di terra ottomano sono la più grande, molto più forte anche degli spagnoli, molto più forti dei francesi che intanto combattono le guerre d'Italia poi successivamente, sono la grande e imponente forza militare prevalente nello spettro del quadro mediterraneo ed europeo del 4, del 5 e in buona misura ancora del 600. Questa è la seconda parte, quindi la prima parte i presagi, dall'altra questa strutturazione materiale e militare dell'assedio che lascia immaginare ben poche speranze, e terzo è l'appello, questa bottiglia diciamo lanciata nel mare, che è l'appello alle forze cristiane a venire in soccorso. Questo soccorso era stato chiesto già più volte, era stato chiesto già da prima, perché già nel 1452, nella seconda metà, era chiaro che si stava disponendo Maometto e noi sappiamo che questa cosa non accade. Cioè il mondo cristiano, il Papa scrive lettere, le lettere che scrive non solo il Papa in carica, che è Niccolò IV, se ricordo bene, Giuseppe qui mi aiuti tu con la tua memoria, ma soprattutto quello che poi diventerà il famoso Papa Pio II, secondo Enea Silvio Piccolomini, sono lettere di uno strazio incredibile, anche perché l'impotenza generale e del Papa nel suscitare energie, insomma, siamo nel 1450 e gli stati europei non hanno nessuna intenzione di intervenire. Non hanno nessuna intenzione di intervenire perché ritengono che a questo punto probabilmente faccia quello che vuole l'impero ottomano, tanto ormai Bisanzio è perduta, si tratta di non dare un'occasione di rivincita alle due grandi città marinare italiane, Venezia da una parte e Genova dall'altra, che avevano conquistato nel cuore diciamo del mercato bizantino una posizione molto forte, e che quindi tutto sommato, se gli ottomani si sostituiscono ai veneziani e ai genovesi a Costantinopoli, ne potrà derivare solamente che si interrompono le vecchie vie di amicizia mercantile che l'impero bizantino ha con Genova, soprattutto Pera e Genovese, e poi probabilmente ci si potrà intendere con loro e sostituire al commercio dei veneziani e dei genovesi il commercio degli spagnoli, dei francesi e via discorrendo.
un calcolo miope naturalmente, su cui però la Chiesa non riesce a muoversi. Tra l'altro una Chiesa che ha da poco interiorizzato, perché c'era stato il Concilio di Firenze, l'incontro con la Chiesa ortodossa, e allora anche lì è un mondo controverso, perché nella stessa Costantinopoli c'è una parte del mondo intorno a Costantino XII che non vuole l'aiuto dei cattolici, perché altrimenti erano stati ostili alla riunificazione delle due chiese. Insomma, il fronte dei resistenti è un fronte molto frammentato, molto impreciso, ma persino i genovesi a Pera sono in qualche modo subalterni agli ottomani. L'impresa delle navi, se i genovesi non stessero fermi, probabilmente sarebbero fatti massacrare, sarebbe stato disastroso. Ma c'è nel modo in cui i consoli genovesi di Pera agiscono il retropensiero di dire: ma tutto questo va contro Bisanzio, va contro Venezia, perché Venezia è la grande alleata, alla fine rimaniamo noi che siamo in buoni rapporti con gli ottomani, siamo qui, non ci disturberanno, noi siamo a Pera e faremo grandi affari con il vincitore. Un quadro quindi drammatico che tuttavia non impedisce di mandare appelli, lanciare, a un certo punto parte una nave, riesce a superare, a eludere la flotta, a superare la catena, naturalmente viene addassata la catena, questa nave parte, ma questa nave alla fine sarà addirittura preceduta dalla notizia. Quando arrivano, se non ricordo bene se a Cipro o a Rodi, in realtà la notizia che la città è già stata presa li ha preceduti di qualche giorno, mi sembra che arrivino ai primi di giugno e la notizia già circola nelle isole dell'Egeo. Tutto questo, torno a ripetere, e per arrivare anche al punto finale che le ho promesso per comprendere il rovesciamento delle cose, sta dentro il racconto di questa notte. Cioè questa notte è vissuta da persone che ormai sono quasi sfibrate da questa attesa. Per questo dico, per alcuni forse l'arrivo, il sorgere di quel sole salutato anche da Thurston Begg può quasi sembrare liberatorio, perché almeno questo incubo, perché poi nel frattempo si sono aperte i varchi nella fortezza, forse una delle piccole porte è rimasta aperta per disavventura. Poi sono pochissimi, perché noi stiamo parlando di 150.000 uomini in attacco e 18.000 uomini in difesa, quindi è vero che difendersi è più facile che attaccare, ma vi ho anche spiegato che forse non è così per le tecniche militari di allora, e che quindi la disfatta è sicura. E infatti puntualmente il giorno dopo, al mattino, la breccia si apre ancora di più. Poi dalle 11 del mattino arriveranno anche via mare, perché sbarcano, essendo già loro, come vi ho detto, le navi turche sono già dentro il Corno d'Oro, e la città è totalmente devastata. Scorrono laghi di sangue, insomma, quello che era insopportabile pensare il giorno, la notte prima, e che si verifica la mattina dopo. Tutto questo porta poi a delle riflessioni successive, e quindi per un attimo, poi riprendiamo il filo proprio delle ore degli avvenimenti, per un attimo passiamo a dopo. Il mondo, quando accoglierà questa notizia, ci sarà tutta una discussione complessa su di chi è la colpa, che cosa sia accaduto. C'è per esempio lo Scolario, che scrive delle pagine molto belle. Gennadio Scolario è un uomo interessantissimo, perché prima subisce la prigionia da parte di Maometto II, poi Maometto si accorge che questo è un uomo tutt'altro che è un raffinatissimo intellettuale, sono tutti molto raffinati gli scrittori di parte greco ortodossa che scrivono di questa roba, perché una parte era fuggita nelle diaspore quattrocentesche che arricchiscono tanto la cultura umanistica italiana, che si fa soprattutto per via di questi che scappano dal mondo ottomano e ci portano, a proposito di Aristotele, a proposito testi e conoscenze di testi che per noi erano totalmente scomparsi nell'orizzonte della cultura dell'Occidente post
classico, ma che invece nelle biblioteche di Costantinopoli e del mondo si ritrovavano ancora con una sufficiente regolarità, e quindi noi dobbiamo l'umanesimo a questi che sono fuggiti. Gennadio Scolario non fugge, era stato patriarca di Costantinopoli, ma scrive delle cose molto belle, devo dire, con una riflessione molto attenta sulle responsabilità che aveva avuto questo mondo bizantino, in generale il mondo cristiano, nel non comprendere quello che stava accadendo, cioè si era svuotato al proprio interno. Lui a un certo punto ha una frase molto bella: noi abbiamo smesso di credere in Dio e Dio ci ha abbandonato. Che bella e forte. Dio, secondo Gennadio Scolario, è passato dall'altra parte. Perché è passato dall'altra parte? Per via della nostra incapacità di tenercelo legato, che è una frase che anche dal punto di vista, per così dire, non dico proprio teologico ma dottrinario, è molto bella, no? Vuol dire una presenza di Dio che si manifesta in maniere che non consentono a nessuno di immaginarne un'appropriazione definitiva. Dio sta dove vuole stare e noi dobbiamo cercare di non perderlo, non è Lui che perde noi. E questo uomo poi diventa l'interlocutore di Maometto II. Quando Maometto viene a conoscenza sua delle cose che aveva scritto un bellissimo testo proprio alla vigilia della caduta, e Gennadio Scolario sarà, per così dire, possiamo dire tra virgolette, un collaborazionista, perché Maometto lo vorrà nuovamente patriarca di Costantinopoli. Prima lo imprigiona, poi lo libera e dice: tu ma devi fare il patriarca di Costantinopoli, cioè patriarca di quella parte di greco ortodossi, di cristiani che comunque sopravvive all'eccidio. E lui esita molto a questo, però poi capisce che quel ruolo può essere un ruolo che lo aiuta, come dice lei, a capire le due. E il terzo uomo, benissimo, che deve mediare. Benissimo. Allora lui accetta questo, però è anche vero che poi a un certo punto scrive, dirà a Maometto: adesso però lasciami libero di tornare ai miei studi, fammi riflettere sulle cose. E queste pagine più belle sulla caduta di Costantinopoli e sul significato di questo rapporto con Dio: Dio dov'è? Perché moltissimi di questi scritti fanno la domanda: ma Dio dov'era? Che poi è la domanda ebraica della Shoah. E benissimo. E in questo Dio, Gennadio dirà appunto: Dio, siamo noi che lo abbiamo abbandonato, non è Lui che ha abbandonato noi. Però lo scrive quando avrà finito anche di fare il patriarca mediatore, cioè quando veramente si sarà rifugiato nel momento ultimo della sua vita di grande riflessione. Ed è un personaggio che mi ha incuriosito moltissimo, ma tutti questi cronachisti. Altri, per esempio, come Enea Silvio Piccolomini, grande umanista italiano, il futuro Papa Pio II, che scrive: Omero è morto una seconda volta, cioè è finita, questa volta è finita per sempre, il mondo classico è scomparso, è finito per sempre, non ci sta più nulla, noi non raccoglieremo più nessuna eredità, Omero è morto per la seconda volta. Che è una frase anche questa intensa, che ti colpisce, quando queste cronache a volte sono molto, molto semplici, ma a volte hanno delle qualità letterarie, come quella anche di Thorstenberg dall'altra parte, elevatissime. Come pure c'è, per esempio, circola sia da parte cristiana che da parte ottomana l'idea, basata su un etimo del tutto manipolato e fasullo di turchi, che coloro i quali stanno occupando Costantinopoli siano dei teucri. Turchi perché teucri, e quindi eredi di quella Troia che i greci avevano distrutto, e che quindi è la rivincita del mondo orientale, è la rivincita di Troia sull'eccidio che i greci avevano imposto ad essa, che naturalmente è una, però circola mescolata talvolta anche all'idea che i greco-ortodossi siano ormai scismatici rispetto ai cattolici, che quindi questa sia la giusta punizione di un mondo che Roma non sente più come una parte di sé, ma sente altro e persino ostile da sé, e circola anche questo. Insomma, il mondo poi
del racconto successivo di che cosa sia accaduto e sotto quale segno si debba porre tutto questo, o della volontà di Allah, o la perdita, noi che abbandoniamo Dio e Dio che quindi si sposta nel campo di chi crede ancora, chi ha una fede forte. Il mondo musulmano dimostra di avere una fede religiosa che l'Occidente umanistico e anche l'Occidente bizantino sembrano avere perduto, e quindi è giusto che passi dall'altra parte, o è giusto perché si tratta di teocri sotto la forma di turchi? Tutto questo è quello che si agiterà nelle interpretazioni successive. Torniamo per un attimo a questa giornata nella quale a un certo punto sono più o meno le due del pomeriggio più o meno, e in questa città insanguinata dove camminano a file le schiave, gli schiavi, gli uomini fatti prigionieri, le donne fatte prigioniere, le violenze, tutto, entra momento secondo il conquistatore, quello che ha vinto, entra, è a cavallo, e questo corteo che comincia ad andare verso Santa Sofia. Santa Sofia è stato il teatro, come vi ho detto prima, dell'ultimo e più grande massacro, perché lì si era ammassata quella parte di popolazione che pensava di trovare rifugio nella grande chiesa e soprattutto attendendo l'angelo, e quindi era stato facile proprio prenderli tutti insieme e poi, a seconda delle vicende singole, ucciderli, violentarli, renderli schiavi. C'è naturalmente in tutto questo la storia dell'ultimo momento di Costantino XII che si getta nella mischia e di cui a un certo punto si vede solo il berretto rosso che scompare nel combattimento e non si sa più dove sia questo corpo di Costantino, infatti non si saprà mai se l'imperatore sia veramente morto, se è morto come qualcuno dice per aver visto la sua berretta rossa che era quello del segno dell'autorità imperiale, insomma. Tante storie che qui un po' si raccontano e che danno il senso della la condizione alle 2 del pomeriggio. L'occupazione, la conquista è cominciata alle 7 del mattino, si ha lo sviluppo, diciamo, di tutto questo e anche la sua conclusione. E il nostro momento cammina verso Santa Sofia, cavalca, anche perché il cavallo Santa Sofia, attraversando una città sostanzialmente sconvolta e che lui vede sconvolta. Camminando su questo, una piccola domanda è: quali siano i pensieri di Maometto? Cosa pensa questo trionfatore quando vede la città in questo modo? Quali sono i punti? Noi non lo possiamo sapere, perché è un po' come la domanda della della notte. Non abbiamo, è difficile per uno storico quando si fa questa domanda darsi una risposta, né può fare della psicologia, né può fare un romanzo, cosa di cui uno è sempre tentato, ma non può. In questo la straordinaria bellezza del lavoro storico è che ti puoi fare domande che non sembrano da storico, ma le risposte o fai parlare i testi, o fai parlare, ma non puoi far parlare come se puoi pensare. E allora io mi sono chiesto a che cosa pensa Maometto II quando cammina a cavallo in questa città. Si può immaginare un disagio, un senso di... Io? Lasciamo chiudere, lasciamo te. Poi le rispondo. Quando entra nella chiesa ci sta la gente, a questo punto tutto quello che racconto è vero, nel senso che noi abbiamo le cronache che raccontano questo, e intersecandole possiamo anche immaginare che abbiano un tasso di verità, o comunque io lì mi fermo e mi accontento. Cioè, se mi dicono, come raccontano le storie, che si vedevano ancora le macchie di sangue dentro le pietre del pavimento della chiesa di Santa Sofia, e che qualcuno in quel momento stava
provando a lavarle, a portarle via, devo immaginare che sia sufficientemente vero, corrisponde, lo dicono in 3 o 4, e poi ha una sua plausibilità dato il contesto. Ma non sono un narratore. Se io immagino che Maometto II, entrando in Santa Sofia, vede ancora le grandi macchie di sangue dell'eccidio e qualcuno che sta provando a lavarle, non è un gesto narrativo, è un gesto, vi riporto una cosa che racconta chi l'ha visto, o almeno qualcuno che se l'è sentita raccontare. Il sultano entra, qualcuno è indaffarato a portare via le ultime cose, a svegliere gli ultimi marmi, ma è quello che si racconta, cioè nel frattempo a Santa Sofia non solamente si prende gente, li si fa diventare schiavi, ma ci si ruba tutto quello che sta là dentro, e quando arriva Maometto è vero che siamo all'ultima pagina di questo capitolo, siamo ancora lì all'opera, lo dicono che è ancora lui, entra e vede ancora gente che è un po' così. Lui che cosa fa? Prima di tutto vede questo edificio. L'edificio non è esattamente come lo vediamo adesso noi, doveva essere un po' meno, non meno bello, doveva essere meno imponente, perché c'era molto più ricostruito. Se oggi voi andate a Istanbul e vedete Santa Sofia, la vedete sufficientemente isolata. In realtà quando ci va Maometto non è così sufficientemente isolata, ci sono tutta una serie di edifici, di costruzioni religiose o conventuali che si addossano anche proprio fisicamente al corpo proprio della chiesa, poi sono state distrutte e non sono più state ricostruite. Questo restituisce, per così dire, oggi a Santa Sofia, se la vediamo, una distanza che non possedeva. Vede tutto questo, entra e naturalmente vede quello straordinario spettacolo che si vede ancora oggi dentro Santa Sofia, le grandi cupole, gli ambulacri superiori, le scale, eccetera. E Maometto decide a questo punto, dopo aver guardato questo mentre la gente è saluta, di salire il più alto in alto possibile, prendere le scalette laterali e di salire il più alto possibile in modo da poter guardare la città dall'alto. Una città che gli si manifesta nella sua eccezionale bellezza, perché ancora conservava resti evidenti della città costantiniana, perché poi c'erano stati 1000 anni di grande civiltà bizantina, una città che oggi è bellissima grazie anche all'ulteriore apporto che ha portato l'arte ottomana, ma che allora era già considerata probabilmente anche più di Roma la città più bella del Mediterraneo e del mondo antico. Lì guarda questo e guarda anche le distruzioni, le macerie, le mura cadute, la gente che da sotto grida. Ha un panorama, come dire, della giornata, del tempo e della giornata. E qui c'è proprio il virgolettato, quindi qui io nelle ultime righe riprendo sempre Tursun Beg, che è uno dei 3 o 4 grandi cronisti da parte ottomana. Quando scorse i dintorni di questo poderoso edificio, coperti di rovine e di deserti, egli, cioè Maometto, meditò sull'incostanza e la variabilità di questo mondo, il cui destino è quello di cadere in rovina. Questo è il primo pezzo che ci fa introdurre nelle complicazioni che io poi guarderò meglio quando Napoleone Bonaparte sbarca in Egitto e la questione delle rovine diventa per lui pressante. Maometto arriva, vede una città che cade e quindi constata che anche la più grande città del mondo, cioè quella che lui ha conquistato e che ha avuto una storia millenaria, è destinata a perire. E io qui veramente mi permetterei di leggerle queste ultime 5 righe che concludono, perché la parafrasi forse allungherebbe e non aiuterebbe. Dovevano quindi, Tursun Beg dice: io so che Maometto è salito fino là sopra, voleva contemplare la città, vede questa città grandiosa, ma già, come dire, segnata dalla sconfitta, e medita sulla variabilità di questo mondo. Dovevano essere forti e contraddittori, qui parlo io, i sentimenti del sultano, che prende allora a parlare tra sé, perché Tursun Beg dice: mormorò delle parole, e a mormorare frasi che ricordavano sovrani potenti del passato,
re che come lui ora avevano conosciuto la gloria della vittoria e che ora con le loro opere giacevano dimenticati. Di quel bisbigliare, Thursenberg è lì vicino perché lui accompagna e quindi lo sente bisbigliare, di quel bisbigliare poco giunge in basso all'orecchio di Turun, ma è sufficiente a imprimersi, come scrive Turgon il narratore, nella tavola del suo cuore. Cioè Turgon sente delle parole, sente un bisbiglio e quello che sente gli si imprime nella tavola del suo cuore e affermarsi come la più profonda e sincera traccia di tutto ciò che era accaduto. Che cosa bisbiglia? Maometto recita due versi di un antico poeta persiano del IX o del X secolo che dicono: il ragno assolve alla funzione di portinaio nel palazzo di Cosro, e Cosro è il grande re persiano. Il gufo suona la musica di guardia nella fortezza di Afrasiyab, cioè le grandi glorie oggi, il grande passato ha un ragno come portinaio o un gufo come guardiano. Questo è quello che Thursenberg sente dire, sente bisbigliare da un momento in cima alla cupola di Santa Sofia nel giorno stesso della sua più grande vittoria. Questo è il rovesciamento. Ha vinto Maometto o hanno vinto i vinti? Nel senso che chi ha perduto ti ha dato la lezione di che cosa hai vinto. Dalla sofferenza di quei vinti nasce la lezione della variabilità del mondo, e cioè che nessuno, anche nel momento più alto della sua potenza, può immaginare di sottrarsi a quella che è una legge assai più forte di ascese e di discese dell'essere umano. E qui finisce il racconto di Costantinopoli. Raccontare la storia, ma è molto più difficile farla vedere. Ora credo che questa narrazione contenga qualcosa anche di cinematografico. Nei momenti di pausa, nei momenti di riflessione, nei momenti in cui non c'è un flusso continuo di immagini, ma c'è una percezione di atmosfere. Credo che questo sia un grosso merito che appunto va riconosciuto a questa lezione, il sapere costruire atmosfere. Una delle cose più frequenti che contro cui capita di scontrarsi è la noia della narrazione storica. Qualcuno pensa che siano noiosi. Ora credo che sia un utile contrabbellino a questa sensazione di noia, quella di fermarsi di fermare la riflessione su momenti, su appunto atmosfere, su climi che vanno giustamente ricostruiti e questo racconto ci permette di cogliere. Solo questa ulteriore riflessione, allora spazio alle domande. Possibilmente al microfono in maniera che si possa registrare. Non so se questo sia l'ordine, comunque c'è un'altra domanda. Posso? Sì. Sì, buonasera. Anzitutto non posso davvero esimermi dal fare i più sinceri complimenti al professore, perché ho letto delle pagine bellissime, lo dico, e un pochetto mi conosce senza voler fare della captatio benevolenza, però quindi le faccio complimenti per la sua capacità narrativa intesa ovviamente nel più alto senso del termine, come narratio rerum gestarum, perché poi sì, è vero che non è un libro da concorso, però è un libro costruito sul racconto che fanno i testimoni coevi, quindi si parte da lì, c'è il racconto dello storico che si sovrappone a quello delle testimonianze dell'epoca. A me interessava molto una questione che lei
affrontato poi, se vogliamo, anche rimandando ad Enea e quindi all'introduzione, che poi, se vogliamo, come ogni buona introduzione, anche un epilogo, e mi interessava molto il tema del binomio Costantinopoli-Roma, perché insomma ho trovato alcune corrispondenze tra le due storie, alcune sembrano evidenti, altre mi sono venute in mente leggendo queste bellissime pagine. Innanzitutto, perché poi noi quella che noi chiamiamo Costantinopoli è anche la Nea Roma, la Nuova Roma, essenzialmente è per i greci la Nuova Roma. Innanzitutto il tema apocalittico, cioè questa idea di una storia che si iscrive in un disegno, quello che per noi è uomini del XX e del XXI secolo, è qualcosa che si spiega scientificamente o per delle cause storiche, insomma, dico così semplificando, ecco, per i cronachisti medievali, ma non solo medievali, direi per tutti i cronachisti del periodo preilluministico, preriformistico almeno, è qualcosa che va spiegato, come diceva lei, sulla base dei nostri comportamenti, cioè tutto ciò è avvenuto perché ci sono dei peccati, delle colpe. E allora in questo schema apocalittico il racconto della caduta di Costantinopoli, caduta, presa di Costantinopoli, anche questa bella dicotomia poi interessante, richiama per esempio il racconto che fa Agostino del 476, mi vengono alla mente le pagine di Gregorio Magno quando arrivano i Longobardi in Italia nel 568, ma quello che conosco più io direttamente, se si leggono i cronachisti dell'anno 1000, o meglio ancora del 1033, del 1009, la distruzione del Santo Sepolcro di Gerusalemme, sempre questa idea di un evento che in qualche modo non è soltanto un evento finale, ma che apre l'Apocalisse, quindi in qualche modo è l'inizio della fine sostanzialmente. Poi c'è un altro tema che ricollega Roma e Gerusalemme, quello della lunga decadenza, mundus senescit, citato Scolario, mi piace molto questa idea di un mondo che i testimoni vedono invecchiare giorno dopo giorno, lo capiscono con i loro occhi. E poi c'è un altro tema che mette assieme Roma e Costantinopoli, e che è quello dell'ossessione. Questo nome Costantinopoli è per... sì, questi sono turchi ottomani, ma è stata un'ossessione già per i loro predecessori arabi, perché nel 717, non qualche anno prima, ma 700 anni prima, Costantinopoli era pressoché presa, tutta l'Anatolia era stata conquistata dalle truppe di Omar, e loro si salvano grazie ad un primato tecnologico, il cosiddetto fuoco greco, diciamo noi, quell'arma, ma non soltanto, stava cadendo, poi un'altra volta è quasi caduta e l'hanno presa i crociati, però... E diventa per gli arabi, che poi nel mentre diventano poi anche selgiuchidi, poi rinforzati dagli ottomani, poi saranno i turchi, è un'ossessione, e anzi è un tema che mi piacerebbe, perché poi d'età moderna non ne so nulla, mi piacerebbe col professore La Nave, quest'idea dell'ossessione di Costantinopoli, credo ritorni anche nel mondo russo tra 6, 7, 800, Costantinopoli, un'ossessione, come è stata un'ossessione Roma per molti secoli. E qui chiudo, perché adesso in questi giorni stavo correggendo una tesi sui vichinghi nel Mediterraneo, e Roma per questi uomini che vengono dal nord, dalla Scandinavia, è un'ossessione. Insomma, questo nome Roma, e ne a Roma, che è così grande da diventare un'ossessione per genti che pure vivono in mondi così distanti. Insomma, e poi ci sono tantissime altre corrispondenze, però insomma la risposta che lei dà in queste belle pagine è quella che poi ci rivolgono gli studenti quando ci chiedono un po' così in maniera ingenua il senso delle date, perché dobbiamo imparare le date per forza della storia, altrimenti cosa dobbiamo imparare? Non 1453, quando si parla di data chiara, è effettivamente una data chiave, perché da questa pagina su questo credo lei mi possa dare ragione, nel senso che è chiaro che loro si rendevano conto chiaramente di quello che stava accadendo,
di quanto fosse una data importante e diversa da tutte le altre. Spero di essere rapido nella risposta. Per quello che riguarda l'ossessione di Roma, sì, che poi diventa l'ossessione anche della Nea Roma, forse anche, certo, il valore, al di là del valore strategico che pure posseggono queste città, il valore nel caso di Costantinopoli in particolare, perché il punto è un punto molto, molto importante degli equilibri del Mediterraneo, del Levante, ma di quasi tutto il Mediterraneo. Però a parte questo c'è certamente la suggestione di un segno storico rilevantissimo, dove mi permetto di aggiungere, perché naturalmente pesa in tutto questo, il sovrapporsi di una tradizione classica precristiana con il rafforzamento poi della cristianità aggiunge motivi di ossessione, cioè sembra veramente che questi luoghi ci sia una volontà divina ad averli voluti conservare così a lungo. Rispetto a questo, che ci, mi aiuta poi per la prima invece osservazione che mi fa, mi chiedo, ma lo chiedo soprattutto a lei, perché non scherzo quando dico che parlo anche sotto la sua autorità. Il professor Eberto ha scritto un libro sui pellegrinaggi a Gerusalemme in età medievale che è straordinario, lo dico per chi è avido di letture, se lo vada a leggere, perché veramente è scritto anche quello su fonti belle, ma rese ancora più belle dalla capacità di racconto che ne sa esercitare l'autore. A me sembra che, me lo pongo come domanda, me lo pongo, a me sembra che non sia però indifferente il lungo tempo che è passato da quegli autori che lei ricorda di piena età di mezzo rispetto a Roma. Gli uomini che scrivono su Costantinopoli sono comunque degli intellettuali del 400, anche quando sono a volte molto più legati, infatti sono anche molto diversi. Se scrive il francescano che si trova lì per caso non è la stessa cosa di Scolario o di Scander, dei grandi scrittori. Quindi la problematicità del problema con Dio, e d'altra parte lei stesso lo dice, c'è un tema apocalittico e poi c'è un tema sulle responsabilità. Le due cose non sono esattamente la stessa, perché un tema apocalittico è la fine del mondo, tutto quello che accadrà dopo sarà la fine del mondo. Invece è assai prevalente l'idea di un cambio di testimone. A me sembra che l'idea, cioè che il mondo non sia finito, ma che semplicemente siamo non alla fine di qualcosa, ma all'inizio di un'altra problematica che induce timore, e non dico che sia maggioritaria, però mi consente per un verso di non immaginare che il tema apocalittico sia così devastante. Cioè è difficile per uomini di quella formazione culturale, dove anche l'insegnamento della classicità entrava molto, l'idea che tutto finisca, semmai è ciclico. Ciò che cade è perché qualcos'altro sorge, è tutto destinato a cadere, tutto è destinato a sorgere. Ma non che quando cade il mondo è concluso. Con una restituzione anche agli errori compiuti, agli errori storici fatti, e anche infatti la prospettiva angosciosa non è tanto di una devastazione, ma proprio di una storica questione che si pone nel momento in cui questa avanzata ottomana da Costantinopoli non solo si conclude, ma, come dicono tutti, è destinata a proseguire. Che però non è un tema, come dire, di scomparsa del mondo, anzi è un tema molto concreto di dire, signore, di un mondo sì, anzi lo dicevo che la mia domanda iniziale è proprio come si fa a sopravvivere o a convivere. Adesso
però su questo. Lei però voleva fare una domanda, mi sembra. Sì, prego. Qui. La mia domanda è ingenua e banale. Visto che l'esito dell'assedio era scontato, i bizantini non avevano pensato ad una resa? Per evitare eventuali massacri, cioè no, eventuali, per evitare il massacro che poi si è avuto. La... prego. Prego. Ma più che una domanda, qualche osservazione. Anche a me, quando ho letto il libro, sono venuti in mente il professore Mascelli Migliorini, non sa, delle immagini cinematografiche, soprattutto per quanto riguarda l'argomento della lezione di domani e poi dell'ultima, ma anche della terza. E quindi questa capacità di evocare atmosfere, perché il suo libro è un libro anche sulla percezione, sulla psicologia collettiva. Ed è scritto molto bene e credo che questo debba essere un'esortazione da rivolgere a tutti gli storici, perché la divulgazione, l'alta divulgazione storica non può essere affidata ai giornalisti, senza nulla togliere ai giornalisti, ossia uno dei meriti, dei pregi del libro è proprio questa capacità di abbinare il rigore storico servendosi delle fonti, ma soprattutto sono fonti memorialistiche, narrativa anche nei capitoli successivi, e poi la capacità di saper avvincere il lettore, anche quello che non è addentro ai linguaggi, ai procedimenti della ricerca e ricostruzione storica. Mi ha colpito, e chiudo poi su questo, la scelta delle date, e in modo particolare della prima, perché ha consentito di riflettere su una parte della storia del Mediterraneo e dell'Europa che è finita per lungo tempo in un cono d'ombra. Allora, se penso alla manualistica, no? Per le superiori, ma anche a quella universitaria, vedo prevalere non soltanto un'ottica ancora sostanzialmente eurocentrica, ma occidentocentrica, ossia tutta la storia del che dal 470 86 in poi si sviluppa ad Oriente, a Costantinopoli, no, con tutte le trasformazioni e le successive modificazioni, e finito in un cono d'ombra l'organizzazione tematica, gli scontri, lo scisma e la peculiarità del cristianesimo ortodosso, la sua subalternità al potere politico. E questo ci può, secondo me, se allunghiamo lo sguardo su quest'altro Mediterraneo e su quest'altra Europa che poi si ellenizza fortemente, può consentire anche una migliore comprensione di quella Europa, no? Che un tempo era d'oltre cortina, che ha avuto sue dinamiche, sue processi, e che spesso, questa è un'osservazione che rivolgo ai politici o anche ai giornalisti, agli opinion maker, di oggi risulta
tutto sommato un oggetto un po' misterioso, difficile da comprendere nelle sue logiche, nelle sue dinamiche. Penso a Putin, tanto per essere chiari. Ancora riprendo se credete, così poi do anche una piccola attenzione alle sue puntuali interventi. Tanto sulla questione della resa, trattative nei mesi precedenti, non quando poi arriva l'assedio vero e proprio, ma diciamo fino a quando l'assedio non è ancora stato messo in campo. La gestazione è una gestazione che, come ho cercato di dire, lo ripeto adesso, dura in maniera visibile, quella precedente anche non è trascurabile, ma in maniera visibile dall'ottobre 1452 fino al maggio 1453, l'assedio vero e proprio, cioè affacciarsi e vedere i soldati ottomani sulla pianura davanti alle mura, è del 3 o 4 di aprile del 1453, quindi c'è un periodo piuttosto lungo, circa 6 mesi, tra l'ottobre del 1452 e i primi giorni di aprile del 1453, in cui c'è questo desiderio, questa ossessione, perché per un momento conquistare Costantinopoli non c'era riuscito il padre, molti lo avevano sconsigliato e lo sconsigliano ancora in quei mesi. Per cui la trattativa è possibile anche perché molti ritengono che esporsi a questo sforzo militare rispetto al quale già ci si era provato con esiti non necessariamente felici, prevedendo la possibilità di un conflitto con le potenze europee, che era stato sempre un po' la carta nascosta di tutto questo, cioè arrivavano poi dei rinforzi e noi siamo costretti a tornare indietro e ogni sconfitta può essere rovinosa nel senso opposto, quindi ci sono alcuni consiglieri di momento che ritengono che questa sua ossessione si debba placare. Non è il momento, forse non sarà ancora mai il momento, ma insomma, abbiamo tante altre cose più importanti, abbiamo conquistato territori che dobbiamo mettere meglio a posto, eccetera. Andarsi a caponire con questa conquista di una cosa che ormai ha solo un senso simbolico, perché non è che da Costantinopoli si potesse più rimmaginare una sollevazione, faccio per dire, degli estesi territori dell'impero bizantino, che ormai erano più o meno da tempo caduti nelle mani dell'impero ottomano. Quindi da una parte le perplessità, dall'altra il desiderio di evitare un assedio. Nei mesi precedenti abbiamo una serie di tentativi di evitare l'assedio, che tuttavia si scontrano contro la determinazione di Maometto di volere l'assedio e di volere la conquista militare. Cioè è una battaglia, come vedi, dove l'elemento simbolico è quasi più forte dell'elemento materiale. Quella città non dava più fastidio a nessuno, non significava praticamente quasi nulla. Se volevano, poi dopo abbiamo avuto la conquista dell'Egeo veneziano, ma la potevano fare tranquillamente, non è che Costantinopoli messa lì gli dava nessun fastidio. La flotta era ridotta a praticamente poca roba, tant'è vero che loro si appoggiano sempre, quando io dico le navi eccetera, sono tutte navi genovesi, mi sembra che ce ne sia una veneziana, quella di Barbara, ma navi bizantine non ce ne sono praticamente più. Ma la posta simbolica è altissima. Ed è vero che ha ragione Maometto, perché la caduta della città in quella maniera così totale, senza mediazione, senza un imperatore bizantino da sistemare comunque da qualche parte, è un pezzetto di legittimità ultima a una forza rinnovatrice, ritorniamo al tema apocalittico, visto dall'altra parte, e non è apocalittico, è apocalittico in senso opposto, cioè si apre, è una genesi, è il mondo islamico in veste ottomana, cosa che non era riuscita invece al mondo arabo e su Costantinopoli, soprattutto non erano stati gli arabi ad aver conquistato Roma. Cioè la successione, la traslatio imperii, la successione della simbologia imperiale, l'impero del mondo, dove sta? In quel momento sta a Costantinopoli. Ed è vero che sta a Costantinopoli, perché Roma non ha più assolutamente questa dimensione.
ne incorpora una parte della tradizione della Chiesa romana, ma è modesta. La stessa Chiesa romana ha dovuto inventarsi il rapporto con l'impero carolingio per simulare una cosa del genere. Il Sacro Romano Impero Germanico intanto non sta a Roma, è vero che è romano ma non sta a Roma, e poi comunque non ha assolutamente, è un impero, è un coacervo feudale, mica è la grande, quello che poi diventa. Per questo è che ha ragione Maometto. Quello che diventa è che capirà, per esempio, il suo erede, Solimano il Magnifico, quando farà di Istanbul la città per l'Eistenpolin. Scelgono di chiamarla Istanbul, la città, perché loro sono nel cuore della simbologia imperiale. E questo non era ottenibile per via, o avrebbe molto attenuato l'elemento simbolico per via di trattativa con un imperatore in fondo ancora là, che forse avrebbe continuato a costituire una piccola corte in esilio, che ne so. Invece bisogna far capire che l'impero del mondo, la Genesi, è perché il loro Dio vuole l'impero del mondo, ed è quello che si realizza. Il mondo ottomano diventa il grande protagonista di una cosa che, anche qui per leggerla, come dice da volte, lo diceva adesso Francesco. E noi di tutta questa roba abbiamo una scarsa conoscenza e una scarsa sensibilità, sia in versione araba che in versione ottomana, perché... Ma intanto credo che molta responsabilità sia proprio la cortina di ferro, a pensarci bene, perché nasce dal fatto che l'Europa non si immagina così sospesa verso l'Oriente e Oriente essa stessa, di come invece fino agli anni 20 del Novecento era più facile, tant'è vero che i grandi studi su Costantinopoli, sul mondo ottomano, è vero che l'erudizione tedesca si è occupata di tutto, però devo dire che insomma, quasi tutti i fondamenti conoscitivi che noi abbiamo sono ottocenteschi, là dove l'Europa è ancora un'Europa che non distingue bene tra Madrid e Bucarest, e che ingloba o non ingloba Pietroburgo, ma non a misura del fatto che sia est o ovest. E adesso però sta cambiando, bisogna dire che sta cambiando. Sento dire che noi abbiamo avuto all'Orientale, come abbiamo sempre avuto, una cattedra di storia bizantina, tenuta peraltro da un grande studioso che è Riccardo Maisano, che aveva proprio ripreso, tra le tante cose, aveva fatto una serie anche di riedizioni critiche, per esempio della storia, come si chiama, non di Psello, di adesso mi sfugge, il cronico, comunque, però era un insegnamento di nicchia che tant'è vero abbiamo anche perduto nelle rarefazioni universitarie. Oggi, se tu riproponissi un'idea di studiare la storia bizantina, credo che troveresti un ascolto nuovo anche nel mondo universitario, così come ormai gli studi di parte della storiografia turca sono, anche loro stessi hanno ripreso una coscienza ottomana che poi non piace politicamente quando la vediamo declinata in versione Erdogan, però è anche vero che gli storici ottomani fino a 20 anni fa erano pochi, alcuni anche molto importanti e rilevanti, ma insomma il mondo ottomano sembrava un mondo, appunto, quello dei pascià e dei visir, eccetera, ma la forza, la grande esperienza. Questo poi dipende anche da una difficile rapporto tra le due grandi esperienze storiche dell'Islam, cioè il mondo arabo e il mondo ottomano, perché se voi ancora oggi andate in terre arabe, arabo-islamiche, per loro gli ottomani sono dei conquistatori e nonostante tu vedi tutto ottomano, perché quando vai nelle città dello Baghdad, cioè, quella è soprattutto roba ottomana, il mondo arabo è architettonicamente, urbanisticamente, giuridicamente molto meno rilevante, l'esperienza vera storica che costituisce anche l'elemento di contiguità di questi popoli è effettivamente l'esperienza storica ottomana, ma di tutto questo il mondo arabo cerca di tenersi estremamente distante per una peculiarità invece del loro rapporto con il fondatore, il profeta della fede. E anche per la grandezza, certo, anche autonoma dell'esperienza del mondo arabo-islamico, e questo è evidente. Oggi tutto sta però cambiando. L'Europa orientale in larghissima misura oggi è un'Europa dentro l'Unione Europea,
più volte ormai lo sento anche riaffiorare questo. Sai, per esempio, scusatemi perché con Francesco avrei anche la possibilità di parlare in altri momenti, ma i tedeschi oggi sono interessatissimi di nuovo a questa storia, perché riequilibra politicamente. Avevo avuto una discussione su Versailles, anche con uno storico tedesco, ed era interessante come lui ritenesse che tutto sommato la questione di Versailles sarà pure importante, ma insomma oggi come oggi la storia dell'Europa si racconta meglio raccontando la storia della Romania, della Serbia, della Polonia, cioè mettendosi da Odessa, cioè guardando questo mondo tedesco come un mondo che guarda a Oriente e che quindi Versailles sì è la chiusura di una partita, ma in realtà le partite più importanti sono quelle che portano ad una ricostruzione di tutto, anche perché Versailles non ferma il tempo più di tanto, ma anzi apre un tempo dentro cui il problema dell'est europeo è fondamentale. Quindi da molte parti, poi c'è la Russia di Putin con la rivendicazione di una propria autonomia, il mondo ottomano, insomma, c'è un movimento di cui l'Europa si gioverebbe, certamente senza esagerare, con attenzione, con equilibrio, ma certamente l'Europa si gioverebbe e ritroverebbe probabilmente delle sintonie diverse se lo facesse. Purtroppo la situazione politica si è un po' in questo momento incartata perché questi paesi si sono oggi un po' troppo sovranistizzati, quindi Polonia, Ungheria, il mondo slavo, uno è proprio esploso, quello della ex Jugoslavia, ma insomma è difficile muoversi, la loro memoria è ancora una memoria corta. Perché pensano che il loro problema è quello di tenersi distanti da una nuova rioccidentalizzazione che li soffochi mentre loro devono esprimere la loro autonomia. Però insomma, le acque sono oggi sensibilmente più mosse e diversificate di quello che si può dire anche solo di 10 o 15 anni fa. Quindi, adesso ritorno a lei e poi vi lascio tutti liberi. Hai perfettamente ragione. Cioè, però io credo di averlo scritto qua in mezzo. Il problema è che. No, lei, io spero di averla. Io poi averla come lettore sarà solo un vanto, ma a parte quello che ho scritto, non è tanto il punto, possiamo abbandonare la trovo. Il problema è che non lo sanno. Lei ha ragione, e noi certo che possiamo dire questo, è evidente che la genesi vale per tutti. Cioè nel momento in cui il mondo ottomano la trova nella conquista di Costantinopoli, nella simbologia di Costantinopoli, noi nel giro di 30 anni, 40 anni, spostiamo tutte le coordinate di che cos'è il mondo, di dove sta il suo centro, di dove stanno le nuove frontiere dell'evangelizzazione, le enormi. Il problema è che tra il 1452 e il 1492, forse almeno altri 10 anni dopo, non lo sa nessuno. E quindi la condizione, per questo dico, altrimenti noi non cogliamo la tragicità della storia. Coloro i quali si allarmano, e si allarmano anche i papi, che pure dovrebbero avere il massimo di fede nell'idea che comunque non lo sanno.
Certo, e noi lo sappiamo, è proprio quel gesto, quella chiusura che ci obbliga, come ho detto rapidamente nelle prime mie parole, che obbliga a guardare verso Occidente. Il mondo è rotondo, quindi a quel punto se andiamo per Occidente torniamo laddove, da dove ci hanno cacciato, però dall'altra parte, facciamo di nuovo i commerci con l'Asia che non abbiamo fatto prima, è quello che appunto spiego nel Mediterraneo di apertura delle mie lezioni. Però il problema è che a me comunque piace non eludere è che in quei 40 anni o 50 non lo sanno, e quindi l'idea che il mondo stia finendo, che si stia chiudendo, non può non appartenere loro. E come non, la genesi del mondo ottomano è facilmente controvertibile nel dire sì, state conquistando questo, ma dall'altra parte i vostri avversari stanno andando. Ma queste cose sono quelle sistemazioni, per così dire, placate della storia, che gli storici hanno il diritto e il dovere di fare, ma che tuttavia ogni tanto non possono eludere, ed è il senso di queste paginette così dedicate a delle giornate, non puoi eludere che per 40 anni noi siamo stati, come dire, presi dall'idea che il nostro mondo nella sua totalità stesse per finire. Sa, nel 1480 i turchi arrivano a Otranto, il massacro di Otranto, le 400 teste che ancora si vedono nelle cassettine conservate nella cosa. Otranto sta a 4-5 giorni, no, ma 4-5 giorni di marcia, no, ma 20 giorni di marcia, e tu arrivi a Roma un'altra volta. E questa volta non ci arrivano, cioè ci arriva una devastazione non inferiore, dopodiché si ferma tutto, equilibri, cose, trattative, loro stessi, poi c'è il problema che nel frattempo gli è scoppiata dall'altra parte la guerra con la Persia, e quindi non possono tenere i due fronti, e mentre avanzano verso Occidente però devono fermare l'avanzata di Otranto, perché nel frattempo devono combattere con l'impero persiano che li minaccia dall'altra parte. Quindi tutte questioni che, se però stai in quei 40 anni, non stai... Lei ha perfettamente ragione. Quel momento 1453 si può tranquillamente mettere insieme al 1492, determinando le condizioni di apertura di quello che noi chiamiamo il mondo moderno. Una genesi, benissimo, e l'uno e nell'altro senso. Nel frattempo però coloro i quali la vivevano avevano tutto il diritto di non viverla come una genesi, ma come una fine apocalittica del mondo, oppure come un trionfo universale destinato a durare chissà per quanto tempo, salvo poi a farsi le domande che si fa recitando quei piccoli versi in un momento, perché vede che se tutto nasce anche tutto muore. Cioè la morte è una condizione vera, questo è, come dire, una dimensione esistenziale. Per cui lei mi chiedeva: io dove sono più uomo? Io sono più uomo dentro l'insieme di tutte e due le cose, perché per un verso, facendo questo mestiere, sono abituato a capire che le trasformazioni sono però la irriducibilità della fine, la irriducibilità della fine non possono, e io e mai come gli storici ne hanno un'esperienza continua, perché traffichiamo di cose finite che però immaginiamo di non finire proprio attraverso questi ragionamenti. Non so se sono stato chiaro. No, volevo soltanto aggiungere una cosa diversa, quindi se devo chiudere. Sì, volevo dire che
tu hai sottolineato il valore simbolico della presa, della conquista materiale, e io aggiungo il valore politico del simbolico. E così come penso che ridurre un'altra volta il museo di Santa Sofia a moschea islamica sia un po' la, no, sia un po' la, la dimostrazione di quello che dicevamo. L'intenzione, basta l'intenzione. Sì, ma l'intenzione già rivela parecchio.